Ciao a tutti ragazzi, bentornati per un nuovo video. Oggi, come avete appena potuto vedere, siamo nell'isola di Torcello, la prima isola dal quale tutto è nato, dal quale Venezia poi nascerà. Hi guys, welcome back to I Love You Venice YouTube channel and welcome back and welcome to the Torcello Island. Look at the view from here. It's a bit cloudy today, oggi è un po' nuvoloso, ma faremo questa bellissima passeggiata per l'isola. We're going to walk through the Torcello Island, that is the first island of the Venetian Lagoon. As you can see from here, you can also see Burano Island in front of us. Come potete vedere, l'isola di Torcello è giusto di fronte all'isola di Burano, come la potete vedere di fronte a noi. Sono appena 5 minuti di vaporetto, just 5 minutes of boat from Burano. And look at the Venetian Lagoon, guardate alla laguna veneziana. Adesso percorriamo questa fondamenta che ci porterà poi al centro di Torcello. È un'isola praticamente disabitata, ci sono solo 11 persone che ci vivono. There are only 11 inhabitants in Torcello. And now we are going to walk through these fondamenta and we are going to visit the church and the Attila's Throne. Questa è l'unica fondamenta che conduce poi al centro di Torcello, chiamiamolo così, dove appunto c'è la chiesa, la basilica e il trono di Attila. E già da qui si inizia a intravedere di sfondo il campanile della basilica di Torcello. Just from here you can see the tower bell of the Basilica of Torcello Island. And through this fundamental you can see there are a lot of restaurants, of course fish restaurants, and I can suggest you all of them because I've just tried all of them, so I know you can eat and drink so if you come to Torcello you can also eat here and it's a lovely place. There's also a boutique resort if you wanted to have here a night, the junior suite with the spa. Really lovely, and I think during the night will be awesome to listen the sound of this nature. Come vedete c'è anche l'unico, penso, B&B di Torcello. Dove dormire qui credo sia abbastanza unico, perché l'unico rumore che sentirete di notte, appena i ristoranti chiudono, sarà solo il rumore della laguna e della sua fauna. Una cosa così, anche le cinque.
E adesso ci stiamo avvicinando alla prima attrazione di quest'isola, ossia il ponte del diavolo. Look at here on the right, you have the first attraction of the island, is the Devil's Bridge, or in Italian is Ponte del Diavolo. Now we are trying to cross it, we wait to the two people coming down, aspettiamo un secondo che le due persone scendano e la attraversiamo anche noi, così vediamo la vista da qui, dove ovviamente è obbligatorio farsi una foto quando si viene in visita. And have a look from the top of the Devil's Bridge. Look at the calm here in the island. Some other people to have some photos on Devil's Bridge. And here on the left, one of the 11 inhabitants of Burano. Qui a sinistra appunto una signora, una delle 11 persone abitanti qui a Torcello. And here on the left, a famous osteria of the island, Osteria Ponte del Diavolo. It's a really nice place to eat and drink very well. And look at the beauty of this little canal that comes from the lagoon to here, where is the square of the Torcello. Guardate la bellezza di questo scorcio, di questo ristorante qui a Torcello, con il suo canale, con il suo approdo privato, alla meraviglia di un posto quasi incantato, fermo, sembra quasi tutto fermo, ci si è fermato veramente qualche centinaio d'anni fa, veramente tutto tranquillo, sereno.
Adesso proseguiamo, attraversiamo anche questo ponte. And look at the right, ristorante Locanda Cipriana. Cipriani is really famous and good, but it's of course I think the more expensive of the other on the fondamenta. But also here you can arrive by boat or by water taxi, so it could be a really nice experience. Look at the canal, guardate il canale che vi conduce appunto al campo, alla piazza, ecco, di Torcello, con gli approdi privati della Locanda Cipriani, uno dei ristoranti più famosi di Venezia e ovviamente anche il più famoso dell'isola e nonché credo anche il più costoso, ma può essere una bella esperienza arrivare in barca e appunto fermarsi a pranzo qui. Ora proseguiamo. Papà in pensione, però durante il comune con il e qui troviamo i primi reperti in queste basi di colonna. E guardate altri anche qui, adesso andiamo a vederli più da vicino ovviamente. E qui abbiamo le due chiese una vicino all'altra. Questa qui, la chiesa di Santa Fosca, che ovviamente è ancora in funzione. Proviamo ad avvicinarci a vedere se possiamo anche entrare. This is Santa Fosca Church. Look at the beauty of this church. That was built in 11 and 12. Ok. Per cui è eretta tra i secoli XI e XII. Quindi la chiesa più vecchia. And look at the beauty inside, guardate la bellezza interna. E guardate che bello questo porticato che la circonda. Guardate tutte le colonne. Guardate che bellezza. C'è anche questa entrata laterale. Thank you.
grazie mille. E questa invece è la chiesa di Santa Maria Assunta, che è appunto la prima eretta sull'isola, infatti è del addirittura VII secolo. This is the oldest church of Torcello Island. As you can see, it's of the 7th century. And look at the beauty. Guardate la bellezza. Con qui questa arena con ancora ulteriori reperti. Pensate a quanti anni hanno questi marmi, queste basi di colonne, questi capitelli. È davvero incredibile. Proseguiamo anche il giro, così la vediamo anche lateralmente. E guardate anche l'ampiezza, è veramente grande questa basilica. Guardate la dimensione, look at how big is this basilica. It's simply amazing if you think it's of the 7th century. And here you have also, of course, the lagoon. And look at the beauty. It's really, really calm. It's a really peaceful island. And we have also the sun coming out, and it's not so warm today. It was a bit windy this morning and really cloudy, but as you can see, now we have the sun and finally it's spring. Adesso ritorniamo per la stessa strada, perché anzi vediamo di qua, anche se cambia ben poco. Abbiamo questo vialetto alberato. And look at the beauty of this vineyard. Guardate la bellissima, questo bellissimo vigneto.
And we are returning in front of the Basilica. Adesso ritorniamo su diciamo il campo davanti alla Basilica, davanti alle due chiese. E adesso andiamo a vedere altri reperti, ma soprattutto il reperto più famoso dell'isola, quello che tutti vengono a visitare, ossia il trono di Attila. Ed eccoci qui, siamo ritornati di fronte anche al museo di Torcello. Per chi volesse visitare, è piccolino ma merita comunque una visita, c'è il museo dove si racconta tutta la storia dell'isola, perché come vi dicevo vale la pena venire fino a qui, anche se ci si impiega parecchio, si impiega oltre un'ora da Fondamente Nuove, perché la prima isola da dove tutto è nato, per cui la prima insediazione nella laguna fu proprio nell'isola di Torcello. Look at this mask, sì. Amazing, guardate questo mascherone in marmo, in pietra, veramente fantastico. E guardate qui altri reperti con i vari leoni. And guardate qui anche poi pezzi di colonne, altre sculture, parti di stemmi. Look at the Lions of Venice, at this part of the columns. We have also other masks. And this is the entrance of the museum. Questa invece è l'entrata del museo. E questa invece è l'attrazione più famosa, appunto il trono di Attila, dove ovviamente è sempre diritto la fotografia. This is the Attila's throne, and of course if you come to visit Torcello you have to take a picture sitting on it. Per cui questa è diciamo la zona centrale dell'isola, e per cui come vedete non c'è molto da vedere, ma è tutto ovviamente storico, per cui vi suggerisco, I suggest you to come to visit Torcello because it's really small but it's full of history, è tutta storia qui. And in this video that today we are going to visit a few islands, this is the first one, and now we are going back to the Vaporetto and we are going to visit the cemetery, San Michele Island, and then a little surprise for you, but I can't tell you nothing outside.
at the moment. Oggi appunto questo video sarà dedicato a delle isole. Torcello è la prima, come avete potuto vedere, molto piccolina, ma è ricca di storie e altrettanto bella. E adesso ci dirigiamo verso di nuovo l'imbarcadero, dove con un altro vaporetto raggiungeremo l'isola di San Michele. And here we are, guys. We are in San Michele Island, also known of by the cemetery. Eccoci ragazzi, siamo appena scesi, come avete visto siamo sull'isola di San Michele e appunto nota anche come cimitero di Venezia. Anche da qui, come vedete, abbiamo una vista bellissima sulla laguna di Venezia. Also from here you can have a beautiful view on the Venetian Lagoon. And just in front of us is the Murano Island, the island of glass. Come vedete di fronte a noi invece c'è l'isola di Murano, appunto l'isola famosa per il vetro. Adesso entriamo nel cimitero, visitiamo l'isola di San Michele perché è un'isola ricca di storia anche questa. E appunto ci sono delle tombe di famosi personaggi famosi come Stravinsky, adesso andiamo a vedere. Poi visiteremo anche quella di Herrera, calciatore, e comunque vedremo perché c'è veramente da passeggiare. Sì. Erano proprio, come potete vedere, nonostante sia un cimitero è davvero un'isola meravigliosa. As you can see it's a cemetery but it's a really lovely island. Of course it's not historical cemetery, so you can find also famous painter, composer, and now we have a walk. Adesso passeggiamo qui. Look at how many roses. Guardate quante rose, quante piante sono appunto state piantate. Veramente una meraviglia. Ora scendiamo questi gradini e proseguiamo. Andiamo qui a destra ed entriamo in un'altra zona. We're going to enter in another zone.
Here we are. And look, now we are going to see on 14° recinto Stravinsky, ovviamente il compositore, ed Emilia Vedova, il pittore e scultore. Quindi proseguiamo. Adesso proseguiamo anche da questa parte. Ed eccoci qua, dovremmo proseguire a destra, ma ci sono dei lavori per cui continuiamo di qua. Guardate la bellezza di questi alberi che fanno ombra, veramente. Enorme. E guardate alle dimensioni e la grandezza di questa zona.
ora riusciamo da questo recinto e andiamo appunto a vedere dove è sepolto il compositore Stravinsky. Della particolarità di questa zona. E adesso proseguiamo. Ecco qua anche l'indicazione, Luca Design, Igor Stravinsky, This Way. And now we have only to find the place. And here we are, here we find, this is the place of Igor Stravinsky. Ed eccoci arrivati ad Igor Stravinsky e alla moglie Vera. Ecco qui invece dove riposa Emilio Vedova, famoso pittore e scultore. Here is the place dove Emilio Vedova, a famous painter,
E qui è dove giace invece Elenio Herrera, giocatore e poi anche allenatore di calcio. E guardate questo meraviglioso altare. And look at this beautiful monument. And here we are, look at the view from here on Venice. Guardate la bellezza di questa visuale dal cimitero su Venezia. E adesso cerchiamo la via d'uscita e ci rivediamo sull'ultima isola di oggi, ossia l'isola di San Giorgio Maggiore, per cui andiamo a prendere il sesto vaporetto e dopodiché raggiungiamo l'isola in fronte a San Marco. So see you later guys, now we end here in the San Michele Island. And see you soon on San Giorgio Maggiore Island, the little island in front of Basilica, San Marco Basin. Bye bye, see you later. Ed eccoci qui ragazzi, ben ritrovati dall'isola di San Michele. Siamo appena arrivati all'isola di San Giorgio Maggiore, l'isola che appunto è proprio di fronte a San Marco. So here we are, welcome back guys, we are in San Giorgio Maggiore Island, the island just in front of the San Marco Square. You can see all the San Marco Basin here. And look at one of the most beautiful churches of Venice. Look how big it is. It is simply amazing. Guardate quanto è grande questa chiesa e la bellezza veramente
di tutto, così, così ampia, così grande, la vista che ha, la posizione, veramente una delle chiese più belle di Venezia. Adesso facciamo una passeggiata per l'isola. Adesso vi mostro un piccolo bacino di barche a vela. Now we have a little walk on the island. We're going to have a look at some ships. E guardate la vista pazzesca che avete da quest'isola. Ne vale sicuramente la pena fare questi 3 minuti, 4 minuti di vaporetto che parte da Santa Caria e vi porta in quest'isola piccolina ma con una vista mozzafiato. Potete vedere la Giudecca che è a sinistra, in fronte a noi adesso Punta della Dogana, qui Piazza San Marco, il suo campanile, Palazzo Ducale e ovviamente tutta Riva dei Sette Martiri. Look at the incredible view from this little island. You have San Zaccaria, San Marco, Dodgers Palace. Here on the left you have also Punta della Dogana, Canale della Giudecca and at the end on the left Giudecca Island. But now have a walk. Look how many boats are here. The biggest boats are here in Venice. Adesso possiamo appunto camminare su da questa parte dell'isola, su questa fondamenta che poi ci porta alla fine la vista sul Lido di Venezia, l'isola della spiaggia. E guardate quante barche a vela sono ormeggiate qui, perché ovviamente quando la barca è più grande non ci sta in canale, bisogna appoggiarsi qui, ovviamente. Guardate anche la giornata meravigliosa che è uscita. Adesso abbiamo veramente una vista pazzesca.
Ed eccoci arrivati alla fine dell'isola, sull'altra, diciamo, punta, dalla quale si vede Santa Elena, giusto di fronte a noi, e poi di fronte abbiamo il Lido di Venezia, l'isola appunto della spiaggia di Venezia. On the opposite side of the island, as you can see, you have a different view. You see the Lido of Venice, place of the beach, and on the left, Santa Elena. And here again, you have also the Arsenale, that in this day is hosting the International Boat Show of Venice. Now we walk back. And look also from here the view. Look also the tower bell. And come with us, guys, because now we have a surprise for you. Adesso abbiamo appunto una sorpresa per voi. Seguiteci ancora qualche minuto. Come potete vedere, i turisti stanno cominciando a tornare, per cui vi invitiamo tutti a venire a Venezia e a godervela in queste giornate finalmente primaverili e soprattutto senza troppa confusione, con un flusso moderato e quindi veramente una città insolita, ma ancora più bella del solito. Look at the beauty of San Marco Basin with the calm water and this incredible view. And we are back here in front of the church. I want to show you again. Look at the Holy Majesty. So this is the entrance, and of course I can't record inside, so see you in a few minutes. We want to give you a little surprise. And here we are, guys. We are on the top of the San Giorgio Tower Bell. Look at the view you have from here. And look at the view, guys, from here. You can see all the Venice from the top. We are around 80 meters high, and from here you can see all Venice and all the country behind it. Look at San Marco Square from here. You can see all, you can also see Murano in front of us.
and look at the right. It's really amazing, the view from here. Personally, it's the best view on the city. Guardate, ammirate da qui la bellezza della città, perché da qui la vedete proprio tutta. Ed è una cosa davvero particolare, forse una visuale ancora più bella del campanile di San Marco. Più o meno siamo qualche metro più bassi, ma ci avviciniamo molto. Però da qui avete una vista, diciamo, un po' esterna, da un'isola di fronte, per cui una vista un pochino più particolare. Potete vedere appunto San Marco, davanti a noi adesso la Basilica di Santi Giovanni e Paolo. Guardate in fondo l'isola di Murano, in fondo si intravede anche Burano, e da questa parte tutta la zona di Sant'Elena, Certosa, l'isola del Lido di Venezia. Adesso andiamo a vederla meglio. E guardate anche la stessa visuale sull'isola di San Giorgio. Purtroppo oggi è chiuso il labirinto, ma guardate che bello. Guardate che visuale pazzesca, look at the incredible view. You can also see the sea over the Lido Island. And from here you can see all Giudecca Island with the Cipriani swimming pool. And look at the view, you can also see the mounts over Padua. Potete vedere i colli padovani da qui addirittura. E guardate la bellezza. Ci si sale tramite anche un comodo ascensore, per cui poca fatica, poca spesa, ma una resa, ragazzi, fenomenale. So guys, I hope you like this video with the three islands of Venice. We have just seen Torcello, San Michele, and last but not least San Giorgio Maggiore with this incredible view. Please like and subscribe to our channel, and see you soon, guys. See you soon, very 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 soon. Grazie a tutti ragazzi per averci seguiti anche in questo video. Abbiamo visto le tre isole fondamentali, importanti di Venezia, che sono appunto Torcello, da dove tutto è nato, l'isola di San Michele, e poi abbiamo concluso con questa sorpresa, con questa visuale pazzesca dal campanile della chiesa di San Giorgio, appunto chiesa sull'omonima isola di San Giorgio Maggiore. Per cui vi lascio con questa bellezza veramente mozzafiato, e ci vediamo molto molto presto, ragazzi. Per favore cliccate sul link di iscrizione, condividete il video con qualche amico e parente, e ovviamente, come vi dicevo, ci vediamo molto presto. Grazie mille, ragazzi.